Ciao a tutti, oggi siamo qui per far vedere cosa stiamo preparando per la coltivazione dei nostri pomodori, super naturali, diciamo così. Come vedete, questo qua è l'appezzamento intorno a cui dobbiamo piantare i nostri pomodori. Praticamente abbiamo creato dei filari con il cippato che abbiamo fatto qualche giorno fa, che se volete potete vedere video, recuperando diciamo tutto i rami. Così tagliati, potati dalle nocciole. Come vedete, questo cippato è steso così su un cumulo di circa 10 centimetri. Qui sopra andremo a mettere i piantini dei nostri pomodori. Adesso queste qua le abbiamo lasciate messo qualche giorno prima in modo da poter fare, diciamo così, maturare il tutto. E andremo poi a naturalmente scavare, creare il buchetto e interrare nella terra. Questo cippato ci permetterà di fare molte, ci darà molte funzioni. Innanzitutto ci terrà umida sempre la terra e protetta, in quanto questi in mezzo sono i passaggi dove crescerà l'erba che andremo a tagliare, normalmente col disuvatore, tosaerba o quant'altro. Questa qua invece ci permetterà di trattenere le erbe spontanee e comunque di creare umidità. Umidità perché? Perché innanzitutto questo coprirà il terreno, le piogge, l'acqua andrà ad avere un effetto spugna appunto sul cippato che tratterà l'acqua e la rilascerà nel tempo, quindi tenendo fresche sempre le nostre pomodori, tanto che probabilmente non dovremo mai andarle a bagnare. Un'altra funzione è che naturalmente questo cippato contiene lignina e molte proprietà che ci daranno possibilità di creare funghi e micorrizze che andranno a interagire con le radici delle nostre piante e creare sostanza nutritiva che darà più gusto ai nostri pomodori. Questo lo dovremo vedere più avanti. Adesso in 15 giorni andremo a mettere i nostri pomodori, per ora andiamo a fare maturare il tutto. Qui in mezzo, vedremo poi più avanti, metteremo dei pali di sostegno perché andremo a sostenere con i nostri pomodori tramite un filo che vi farò poi vedere, non col classico canna o comunque un elemento di sostegno, ma andremo a far salire i nostri pomodori tramite un filo che servirà da perno dove loro si arrotoleranno sopra e saliranno. Questo per comunque tenere sempre più mantenibile e più comodo e avere più spazio per la crescita dei nostri pomodori. Ecco qui, come vedete, questo è quanto. Per oggi è tutto, alla prossima!